Allora, salve a tutti. La Yom di oggi racconta che l'alte Rebbe, il primo Rebbe di Lubavitch, in uno dei suoi discorsi, nella città di Liosna, nell'anno 5555, che equivale al 1795, ha detto così: Schar mitzvah mitzvah. Dicono i suoi saggi, la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa. Cos'è mitzvah? Mitzvah deriva dalla parola tzavta v'chibur, unione. Cos'è la ricompensa di quando un ebreo osserva un comandamento di divino, una mitzvah? È questa unione enorme che si forma tra noi e Dio. E dunque l'essenza di questa unione è la ricompensa, però questa ricompensa sarà rivelata quando? In futuro. E questo è il principale della mitzvah. Però ci sono anche gli interessi. Gli interessi, i frutti della mitzvah, una persona li riceve in questo mondo. E ogni mitzvah ha il suo concetto. E quando tu fai una mitzvah specifica e poi tu hai bisogno di questo concetto che è legato a questa mitzvah, allora Dio ti aiuta in quel concetto lì, Dio ti risponde perché tu hai fatto quella mitzvah. Shalom a tutti.